pronto? Ok, stiamo adesso. Buonasera amici di Fanner, ben ritrovati dal Circolo Sport City per questo turno di Ultimate League tra Black Skull e Falcognanese. Squadra già in campo. Fare un Kelly profondo verso Mece. Poi da quest'altra parte Nico Tera e c'è una deviazione sfortunata nella arbitro. Parte Galeotti col destro, pallone che passa. Respinto però sulla linea di porta da, proprio da un suo compagno Mece, poi rinviato lungo, ritorna subito in possesso la Falcognanese col tiro che finisce in buca d'angolo per il gol del pareggio. Parte Mece all'altezza del cerchio di centrocampo, torna dal numero 2 che va al tiro, bloccato in due tempi dal portiere del Black Skull. E qui attenzione a Nico Tera che si invola da solo verso la porta e fulmina così Galeotti per il gol del nuovo vantaggio. Poi rinviene nuovamente sul pallone rischiando qualcosa, era ultimo uomo, poi lo gioca in avanti per Felici che difende palla dall'attacco di un avversario, torna all'indietro appoggiandosi a sinistra verso Ottaviani che lascia partire un gran tiro, pallone che si alza di non molto sopra la trasversal. Attenzione, qui è scoperto il Black Skull e allora può approfittarne Mece che infatti segna il gol del 2-2, ristabilita la parità allo Sport City tra poi qui Baron Kelly, pallone all'indietro per Terzini e chiede movimento ai compagni. Baron Kelly lascia sul posto l'avversario, poi scarica in diagonale questo pallone che finisce fuori di un soffio. Palla non è servito male verso Felici che però poi va alla battuta della rimessa. Attenzione al tiro, il miracolo da parte di Galeotti che non si sa come la tiene fuori dalla porta, la mette. Alessi riesce a passare sull'avversario, Alessi ce l'ha sul destro, parte il tiro, respinto con i piedi. Dovrebbe ormai essere questione di secondi la fine di questa partita e infatti non c'è più tempo, finisce così al Circolo Sport City tra Black Skull e Falcognanese che impattano per 2-2.